Inizia l'avventura del Mazara Calcio 2015-2016, un'avventura che avrà al proprio timone mister Enzo Domingo. Allora mister, quali sono gli obiettivi di quest'anno e che tipo di squadra ha trovato? Intanto partiamo subito dagli obiettivi. L'ho detto già nella prima conferenza stampa e lo ripeto. Vogliamo cercare di migliorare il risultato dell'anno scorso, ottimo, fatta da una squadra che certamente si è fatta valere sempre. Quindi lascio a voi dedurre cosa vogliamo, cosa speriamo di ottenere. Per oggi mettiamo il primo mattone, il primo giorno, lavoriamo a 40 gradi, ma non è un problema perché ci dobbiamo abituare su questo inverno di caldo, e sappiamo che abbiamo una squadra che oggi, grazie a questa dirigenza e grazie a tutti, anche all'impegno del sottoscritto, e possiamo paragonare a una Ferrari. Lo diciamo subito per evitare che magari qualcuno... Noi non ci nascondiamo. Noi abbiamo allestito una squadra che vuole certamente fare tornare al Nino Vaccara il pubblico delle grandi occasioni, ma non per solamente per darci il contributo del biglietto, ma perché devono applaudire, devono incitare i loro giocatori, perché ogni partita noi la giochiamo sia dentro che fuori per cercare di ottenere il massimo. Poi alla fine di ogni 90 minuti sappiamo la storia di ogni gara com'è, ma in ogni caso noi abbiamo questo obiettivo, non ci nascondiamo sin dal primo momento, perché è assurdo nascondersi con il meglio che il Mazara ha avuto l'anno scorso di giocatori, il meglio che il Marsala ha avuto l'anno scorso di giocatori, e se consideriamo che Marsala e Mazara sono arrivati primo e secondo l'anno scorso, questa squadra, se l'allenatore è bravo, può benissimo assemblarla e metterla nelle condizioni di diventare una Ferrari competitiva. Se si può aspirare quest'anno ad una promozione diretta senza passare tra i playoff, quali potrebbero essere gli ostacoli e quali punti di forza? Dobbiamo fare intanto il conto con altre 15 squadre, quindi vediamo come le altre squadre si presenteranno ai nastri di partenza. Noi sappiamo che il nostro obiettivo è quello di fare il massimo in ogni partita. Suderemo le proverbiali sette camicie, perché ogni partita la giocheremo per vincere. È chiaro che poi alla fine ci saranno le volte che ci riusciremo, qualche volta speriamo no che non ci riusciremo, e allora in quel caso bisogna vedere dove sono stati gli errori. Però ritorno a dire, dobbiamo fare il conto con le altre 15 realtà, 15 squadre che rispetteremo, che affronteremo sempre dal punto di vista tecnico agonistico nel migliore dei modi, e cercare di metterli sotto l'aspetto numerico poi del risultato finale. Vediamo se ci riusciamo. L'obiettivo è questo. Io devo ringraziare intanto subito tutta la città, ma soprattutto il primo cittadino, il sindaco Nicola Cristaldi, che si è messo subito a disposizione. Devo ringraziare questa dirigenza, il presidente Biga, il direttore Di Giovanni, il direttore sportivo, che è il nostro amico, che ha impiegato le sue ferie quest'anno per dedicarle al Mazara Calcio, e significa Renzo Calamia, e a tutti gli altri che si sono prodigati, a Angelo Bruno, a Gianfranco e tutti gli altri dirigenti, a Enzo Serra. Io devo mettere tutti in un calderone, perché merito loro che se oggi siamo in questa posizione, in questa situazione di poter aspirare a qualcosa di importante, il merito è tutto loro. Io, a me adesso il gravoso compito è quello di poter assemblare al meglio questa squadra e renderla competitiva al massimo, per poter poi esprimere la nostra volontà. La nostra volontà è quella, ve l'ho detto e la ripeto, non ci nascondiamo, noi vogliamo fare bene, vogliamo fare ottimamente bene, ma soprattutto vogliamo che il nostro pubblico, i mazzaresi, tornano allo stadio felici di tornarci, ma soprattutto con il grande amore nei confronti di questi ragazzi, che certamente, vi assicuro, possiamo sbagliare anche qualche partita, ma certamente butteremo il sangue in tutte le partite, metteremo il massimo di quello che abbiamo, e avremo così la possibilità di dire: bene, siamo stati bravi, abbiamo vinto, e allora continuiamo ad andare avanti e penseremo poi alla prossima. Ma in ogni caso oggi, 31 luglio, noi ci raduniamo qua
in questo splendido impianto che è l'Innova Cara, che grazie anche a questa amministrazione ha reso una bomboniera. Io la definisco una bomboniera, e francamente in questa bomboniera vogliamo che certamente i nostri tifosi cominciano a venirci ad assistere, a venirci a vedere, avranno sempre le porte aperte, saranno sempre resi partecipi di tutto quello che faremo, tutto, positivo o negativo che sia. E allora da loro ci aspettiamo tantissimo la vicinanza, anche l'abbonamento, perché no? È tutto quanto ci vuole per poter dimostrare di essere vicino alla squadra, e in ogni caso questo è quello che vogliamo fare. Siamo con l'allenatore in seconda del Mazara Calcio, Pietro Chirco. Allora mister, con quali obiettivi e con quali motivazioni riparte questa squadra? Conoscendo il mister Domingo, partiamo sicuramente con ambizioni di fare bene. Fare bene, il Mazara ha già fatto bene l'anno scorso con Terranova, e a lui va un plauso grandissimo, perché oltre a non avere un campo a disposizione, poi è riuscito a fare cose che nessuno si immaginava. Siamo qua per cercare di superarlo, e non possiamo nasconderci, anche perché chi è arrivato qua non sono nomi casuali, ma sono persone che hanno già vinto campionati e hanno militato in serie superiore. Come si possono integrare secondo lei i nuovi provenienti dal Marsala 1912, quella colonia che l'anno scorso ha portato il Marsala alla vittoria del campionato, e coloro che c'erano già dall'anno scorso, che hanno sfiorato l'impresa della promozione? E noi abbiamo la fortuna, quella di, intanto loro si conoscono tutti, e poi chi abbiamo confermato del Mazara Calcio sono persone valide a livello tecnico che a livello caratteriale. Stessa cosa abbiamo cercato di fare con i ragazzi di Marsala e quelli di Trapani o di fuori, tipo Messina, però voglio dire, sono ragazzi che si conoscono e non vedo nessun problema da questo punto di vista, perché sono qui perché vogliono fare bene. Se ci permette una battuta, qual è un punto di forza e un punto debole di mister Domingo, visto che lei collabora con lui da così tanti anni? Domingo, i rapporti che abbiamo con Domingo vanno al di là di ogni altra considerazione. Il discorso è che il mister fa del calcio dilettantistico, lo fa diventare professionista, perché lui, credo che sia la migliore cosa, perché non è detto perché siamo dei dilettanti non dobbiamo fare professionisti. Direttore generale Gerolamo Di Giovanni, con quale entusiasmo e con quali obiettivi parte questa stagione per il Mazara Calcio? L'entusiasmo è quello di sempre, gli obiettivi vediamo stato facendo quello che succede. È chiaro che siamo convinti di aver allestito una grossa squadra, con l'obiettivo non nascosto di fare meglio dell'anno scorso, poi fate voi. Sono arrivati già un gruppo di giocatori validi provenienti dal Marsala 1912, i tifosi del Mazara possono aspettarsi qualche altro colpo? Ma noi diciamo che come squadra base, i grandi, abbiamo pressoché finito, crediamo che la squadra sia completa, a meno che non si dovesse evidenziare qualche necessità in corsa. Ed è chiaro che non ci perderemo dietro all'ultimo ritocco. Stiamo lavorando sugli under, posso ufficializzare oggi l'arrivo in prestito dal Trapani di Gallina, che è un difensore del 97, ma anche sul discorso dei ragazzi penso che siamo in dirittura d'arrivo, perché preso De Vita, tenuti Falsone in Peduglia, preso Gallina, insomma c'è Del Forte, c'è Nizzola. Il grosso credo che è stato fatto anche in questo settore, cioè non dico che partiamo a ranghi completi, ma quasi. È arrivato un portiere del 97 che è impastato, un altro ragazzino avanti che è Cannavò, insomma stiamo lavorando adesso principalmente sui giovani, ripeto, fermo restando che se dovesse evidenziarsi qualche necessità da qua all'inizio del campionato siamo pronti ad affrontarla. Team manager Roberto Cacioppo, allora in questo suo ruolo da team manager come vede la stagione del Mazara, e soprattutto che importanza potrebbe avere la personalità di un allenatore come Enzo Domingo anche come componente dello staff societario? Il mister è una persona
molto orgogliosa, quindi il Mazara Calcio ha fatto una scelta eccezionale. Io il mister lo conosco da molto tempo e so, diciamo, la sua forza. L'ho conosciuto per altre situazioni e quindi vi posso dire che la sua forza la porterà in campo e la trasmetterà ai giocatori. Questo gruppo che è eccezionale, ho avuto il piacere di conoscerlo durante la campagna acquisti e devo dire che è un gruppo che già prima ancora che scendesse in campo oggi si è trovato a fare squadra.